che sto per dirvi riguarda cose molto grosse. Tutti in questo paese, mentre stanno facendo colazione, sono vittime di una frode alimentare. Sì! Qui succede una cosa che io disapprovo. Ci sto veramente male. Da una parte entra il mais e dall'altra esce il profitto. Curioso, eh? Non c'è solo lisina, anche acido citrico, gluconato. Uno si è licenziato perché non stava al gioco, ha dovuto andarsene. L'ha detto al gluconato, adesso è disoccupato. Accetterebbe di farsi microfonare, ci serve il suo aiuto. Ore 7:30, mi sto avvicinando all'ingresso degli uffici. Buongiorno, Liz Taylor, segretaria. Non occorre che lei commenti le registrazioni mano a mano che le fa. Non c'è problema. Una volta partita questa cosa sarà dura. Ma che fa? Vi ho detto che la telecamera è nella lampada. No. No. Che mi dite di questo Whittaker? Si porta a casa 350 testoni all'anno e diventa informatore. Vi sembra normale? Mark Whittaker, agente segreto 0014. Perché 0014? Sono due volte meglio di 007. Oh no. Faranno nuovo presidente della ADN. Come puoi rimanere in un'azienda che tu hai appena distrutto? C'è bisogno che sia io a dirigerla. È completamente illogico. Mark vi ha mostrato quattro in giacca e cravatta che si riuniscono. Non è una riunione d'affari, è una scena del delitto. C'è qualcosa che non ci stai dicendo. E perché dovrei nascondervi qualcosa? Scopriremo come stanno le cose, Mark. FBI. Che diavolo sta succedendo qui? Signor Whittaker, mi segua, prego. Sono stato bravo, eh? Sembravo davvero spaventato. Sì, senti. In effetti ero spaventato. Questo deve essere un segreto. Assolutamente. Non devi dirci niente. È importante che tu non discuta questo caso con nessuno. Sono una persona coinvolta in un'indagine in corso. Oh mio Dio! Restiamo intesi che io continuerò a lavorare in azienda, vero? Insomma, voi metterete dentro i mascalzoni, ma io resterò al mio posto, giusto? Io credo che lei vedrà l'etica aziendale in maniera un po' diversa adesso. Sentite, io non vi ho detto tutta la verità. Però oggi, là dentro, chiarirò tutto. Cosa? No, dobbiamo portarti via da qui.